Giuditta Daniele come va come fa. è andata bene settimana? benissimo benissimo sì sì sì, Cosa sì. hai fatto di bello eh, sono sono andata a teatro e che bello eh, lo spettacolo di, di, di io e Miriam molto bello molto molto, 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 molto brava Gaia molto, che abbiamo avuto ospite eh, la scorsa puntata sì, sì. e molto brava molto poi ecco one woman show <ride> molto sì. e, bello e Gaia è una di quelle Forze del futuro del, eh, del sì. teatro italiano. È un'attrice completa perché è attrice, sì. danzatrice e, e cantante, cantante, quindi anche in questo è, spettacolo è vero, fa. È vero, è vero. È vero. Fa è vero, è vero. Allora, comunque, tu hai progetti per il futuro? Beh, sì, però, per. <ride> Per scaramanzia, non me l'aspettavo. <ride> no, ma devo essere sincera, io sono molto scaramantica, quindi sì. ehm, non, non, voglio, non voglio rivelare niente, anche perché le volte in cui ero, sono stata felicissima di annunciare qualcosa, poi dopo è sempre successo qualcosa che... Mandava a, a Rotoli quindi. Senti, bacchetta quindi magica, no. ma tu, perché chissà, magari c'è qualche giovane attore sì. o attrice che ci ascolta. Sì. Bacchetta magica, tu eh, tra eh, come ti vedi? Cioè, no, no, tra cinema <ride> e teatro, se okay. tu potessi scegliere oggi la verità. Eh? Allora, eh, beh, qui c'è da fare un po' di considerazioni. un po' di considerazioni perché eh, per quanto riguarda allora il teatro, è ciò che mi, mi riempie di più, cioè mi dà, mi dà molto più. Mh, ciò che mi fa vivere di più, mi sì. dà molte più cose. Beh, mi vabbè, certo, no. no. Come, come si può dire? Però, mi, mi entusiasma tantissimo. Però, ed è, aspetta, però, voglio dire anche un'altra cosa, perché è anche la cosa che mi fa, che mi, mi fa stare più attiva, mi, mi, dà molto, cioè, mi dà molto di più. Uh, il cinema mi piace tantissimo. Diciamo che io ho scelto di fare, ho, sono partita dal teatro ma ho scelto di fare questo, questo mestiere perché sostanzialmente anche cioè, la, la cosa che mi, che mi attira molto è fare il, fare il cinema. Uh, ed è sostanzialmente anche la, la cosa che probabilmente in un futuro, se dovesse uh, partire uh, e, e lavorare costantemente, è anche la cosa che, che forse. Eh, economicamente ti può no, ti un, sostenere. C'è un, una cioè, cosa da, da dire che io quando ho cominciato eh, non avevo dubbi, tu prima ti devi fare almeno dieci anni di teatro, certo, devi fare le ossa, certo. devi essere tecnicamente a posto, sì. la voce, l'addizione, l'uso del corpo. Devi, devi studiare danza, canto e tutto quanto. Senti, parliamo invece del, del teatro Borsi. Sì. Che cosa c'è domenica prossima? Allora, domenica prossima c'è il Re Serpente. Ecco. Eccolo qua. No, col microfono. Eccolo. Bene, il Re Serpente Ritorno è uno spettacolo esatto del Borsi Bimbi eh, con Giorgia Calandrini e Gabriele Savarese. La regia è di Riccardo Rombi e la compagnia è Catalyst. E adesso... Ci vediamo, un saluto molto carino e gentile di Giorgia Calandrini. Ciao a tutti, ciao a TV Prato, al Teatro Borsi, a Daniele Grigio, io sono Giorgia Calandrini della compagnia Catalyst e eh, sarò in scena lì da voi al Teatro Borsi il 5 febbraio con il Re Serpente. Ho in mano questo corno non a caso perché il Re Serpente è una fiaba ambientata nel cuore di Napoli, in una piazzetta napoletana in una mattina d'estate, quindi immaginatevi fuori 40 gradi. Con me in scena c'è Don Vincenzo, un musicista di strada cieco all'occorrenza, che è il fantastico Gabriele Savarese, e racconteremo di questa fiaba tratta dalle fiabe italiane di Calvino, una fiaba radicata nel cuore del sud che parla di questo principe capriccioso nato serpente e di una principessa che proverà a strapparlo dall'incantesimo. Però il finale non è come ve l'aspettate, è una fiaba inaspettata. Mentre faccio ciò vi venderò anche limonata e acqua sulfurea, quindi lavorerò su più piani. <ride> Ti aspetto, così lo scoprite con me. Ciao! Allora, andiamo subito ai corsi del borsi. Eh, il 7... Febbraio inizia a leggere il teatro di chi? Io. <ride> di Daniele Griggio ogni martedì dalle 20 alle 22 ehm, e, e. Poi sono cominciati già il 18 gennaio Danze Irlandesi e comunque sì. se qualcuno vuole eh, inserirsi eh, è ancora in tempo. E poi è partito con grande successo il Mettiamoci in gioco di sì. Chiara Stampone che a questo proposito ci rivediamo una clip molto breve dell'intervista che gli abbiamo fatto la settimana scorsa. Allora, Mettiamoci in gioco è un laboratorio di teatro e di espressività corporea e nasce eh, direi con eh, l'idea di dare a tutti, ma in particolar modo alle persone che si avvicinano all'arte performativa per la prima volta, dare l'opportunità di, eh, di conoscere e di sperimentare diverse forme e strumenti espressivi, quindi il corpo, la voce, il movimento. Eh, lavoreremo tantissimo appunto proprio con il corpo e, e con tutti questi elementi, eh, proprio a stimolare la creatività poi di, di ognuno. Gioco, gioco. E poi, ecco, assolutamente infatti volevo dire mettiamoci in gioco ha ah, in sé nel titolo proprio certo. due eh, componenti fondamentali per me di questo, di questo corso ovvero meglio scusate laboratorio perché ricordiamo sono otto incontri esatto. solamente sì. e quindi da una parte il mettersi in gioco come un po' come sfida con noi stessi buttarsi in qualcosa di nuovo ma a cuore aperto spero e a mente aperta e il gioco, ovvero sempre mantenendo un'idea di divertimento, di condivisione, di, sì, di sì. spero allegria, perché purtroppo una volta che diventiamo adulti ci dimentichiamo del gioco e di giocare. Dunque, due parole sul, sul laboratorio che, eh, così, che faccio io, che eh, è il leggere il teatro, ne ho già parlato tante volte, è la, la, perché leggere il teatro? Perché? sul nostro comodino e sul vostro comodino quasi sempre ci sono spettacoli, cioè, romanzi, eh, saggi, eh, testi di storia, che ne so, biografie, ma pochissimi di voi hanno sul proprio comodino un testo teatrale. Di solito a teatro si va, si vede lo spettacolo, ma raramente molti, molto pochi leggono, a parte gli addetti ai lavori, cioè esatto, noi sì. attori dobbiamo per forza leggerli. Per sapere, eh, per sapere qualcosa. Allora, cosa facciamo in questo laboratorio? Niente, sono, uh, sono divisi in bimestri, in otto incontri. Il prossimo parte il 7 febbraio e, e affronteremo per due mesi, leggiamo un testo di un grande autore. L'anno scorso abbiamo Jeff. fatto Shakespeare, Molière e Goldoni. Quest'anno abbiamo fatto due mesi di Pirandello mm -hmm. e adesso facciamo due mesi di Chekhov con le tre sorelle. Wow. Siamo intorno Adoro. a un tavolo, è un lavoro a tavolino. Si legge, ognuno, ognuno dei partecipanti legge un, un personaggio, eh, che poi può cambiare la volta dopo. Insomma, si legge, si discute, si approfondisce, ah, si, si discute anche animatamente, eh. Perché, perché è creativa, perché è stimolante la lettura di un testo teatrale? Perché tu nel romanzo hai tutto scritto, tutto. Il, pensa, pensa, so, Dostoevsky ti racconta anche cosa pensava la formica in quel momento, no? E non ti lascia quasi nulla al, così, alla tua creatività. Anche se poi comunque ci vuole anche lì. Nel testo teatrale tu hai solo le battute dei personaggi. Quindi tu devi essere... Mentalmente, eh, eh, scenografo, regista, attore, attrice, costumista, eh, musicista, se ci vuoi mettere anche le musiche, no? Insomma, è una cosa molto, molto bella, molto interessante. Se molto non l'avete mai appunto. fatto, provate, provate, provare per credere. Io l'unico consiglio che vi do è cominciate con i grandi autori. Shakespeare, Molière, Pirandello, Chekhov eccetera eccetera. Eh, Cominceremo ehm, venerdì prossimo 7 febbraio con le tre sorelle di Anton Chekhov e adesso signore e signori il mio prossimamente allora fammi fare la maggioretta bene allora, stiamo parlando di sabato 11 febbraio e domenica 12 febbraio. Gli orari sono sempre 21:15 di sabato e 17 e 30 di domenica. Um, abbiamo l'Ammazzo col Gas, che è praticamente una um, commedia, una sì, di, commedia divertente ovviamente. <ride> di, uh, scritta e diretta da Roberto D'Alessandro con Gianni Ferreri e Danilla Stalteri. Eh, la compagnia che Start eh, Lab. StarTlab. Startlab eh. Da, dunque Gianni Ferreri, lui sicuramente ve lo ricordate, era uno dei protagonisti fissi del distretto di polizia. Danila è un'attrice straordinaria, un'amica, una cara amica, e lei venne qui al Borsi il primo anno, il primo anno con eh, Manco Fossi Laura Chiatti. <ride> e a questo proposito ti racconto un aneddoto molto carino. Non posso dire chi era, però perché era un personaggio molto, fu, molto conosciuto a Prato. Insomma, questo signore venne, venne al Borsi convinto che ci fosse Laura Chiatti, <ride> <ride> e invece, <ride> invece era il testo, era lei, era, è un'attrice, è un monologo molto divertente che raccontava le vicissitudini di noi attori quando dobbiamo fare un provino quando dobbiamo insomma eh, ce eh, ne darsi, sarebbe da, eh, darsi da, <ride> da fare raccontare per, per trovare lavoro mm. io e Giuditta vi salutiamo vi abbracciamo sì. forte forte vi, e vi ricordiamo che domenica prossima 5 febbraio ritorna il Borsi Bimbi con il Re Serpente, Serpente. con Giorgia Calandrini e Gabriele Savarese, Gabriele Savarese. È, eh, con la regia di Riccardo Rombi e la compagnia Catalyst. Un racconto molto divertente per i più piccoli e anche, eh, come diciamo sempre noi, per i bambini dai 3 ai 90 anni. Va bene? <ride> Giusto. Vi raccomando, vi saluto, buona settimana ciao. e venite al Borsi. E sapete perché bisogna, perché bisogna venire al Borsi? Perché al Borsi si sta bene. Ecco, ciao. Ciao.